composta la sua squadra? La mia squadra è divisa in due nuclei, cioè il nucleo investigativo che ha competenza su tutto il territorio della provincia e che quindi come dire, si occupa dei reati a maggior allarme sociale o comunque delle investigazioni un po' più complicate, insomma quelle che richiedono più tempo e più impiego del personale, e quel nucleo informativo che è quello che fa l'antiterrorismo e la raccolta delle informazioni. Sì, provengo, il precedente incarico è stato alla compagnia di Chivasso per 5 anni, una bellissima esperienza lavorativa, e ora siamo spostati dalla provincia di Torino alla provincia di Cuneo. Da una settimana ho preso il comando e devo dire che mi ha colpito molto la bellezza dei luoghi, soprattutto il colore della gente, quindi penso e spero di avere i prossimi 5 anni, 4 anni, quelli che saranno, comunque un bellissimo rapporto con la popolazione, soprattutto di collaborazione sia con le autorità locali, le amministrazioni e le associazioni. Una sfida molto interessante, in quanto è il mio primo comando di compagnia in un territorio comunque abbastanza delicato per i reati che vengono commessi e per la sensibilità della popolazione per determinate tipologie di reati. Lei tra l'altro è giovanissimo. Sì, io ho 29 anni e quindi è ancora più stimolante e potrò ancora dare più energia in questo incarico, ripeto che è molto delicato. È la mia prima compagnia che comando, prima comandavo il nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Marciani.